Allora, ciao, ciao Ciao a tutti e eh, bentornati, e, mm, faccio il video proprio mo che proprio fino a ora non ho avuto io. Ho detto, vabbè, insomma, faccio un video. Dunque, mm, so proprio, sono metà giallo e metà blu, <ride> se mi vedete metà giallo e metà blu, è perché c'ho la luce gialla Qua in cameretta. E ho l'herb appunto che è qua che sono alle 6 non so cosa so allora dunque vi faccio la recensione oggi di un profumo ehm, di orto parisi prima vi lascio vi dico che vi lascio de sotto de sotto insomma nell'info box vi lascio il um, canale di franco quindi nel link del canale di franco lui ha già pubblicato qualche video e um, ha parlato insomma un po' dei libri un po' di libri che ha letto per adesso, non, diciamo non, non abbiamo tante risorse effettivamente al momento perché eh, Siamo ancora in maniera po', diciamo provvisoria qua in questa casa perché ci siamo comprata l'altra In campagna, nella quale andremo diciamo fra speriamo una mesata quindi eh, Tutte le cose ancora ce le abbiamo in un magazzino e tanti libri non ce l'ha Però mh, quelli di cui ha parlato li trovate nel, nel suo canale e insomma, vabbè, esprime anche alcune cose su, eh, diciamo, temi correnti. Vabbè, eh, a parte questo, vi, mh, vi comincio a parlare del profumo. E il profumo, appunto, come dicevo, è Orto Parisi, eh, Bergamask. Allora, è strano questo profumo. Nel senso, allora, io, eh, se c'è stata proprio una categoria di profumi che. Non mi hanno mai detto niente, cioè che non, hanno mai, non sono mai riuscito a trasmettere proprio niente. So gli agrumati, motivo anche per il quale io eh, tutti gli agrumati scemetti dei eh, diciamo delle, degli scaffali, dei profumi commerciali, li detesto. Cioè non li ho mai mh, comprati, purtroppo ho comprato a Sovacio, quello è vero, però ecco quel genere lì non, non, non lo sopporto. Questo di cui parlo oggi è proprio... Più semplice di quelli lì, perché in realtà ci stanno soltanto due note, come proprio dice la fragranza stessa, ci sta solo bergamotto e eh, muschio, cioè Bergamaschio, Bergamotto e Muschio, e eh, nella sua semplicità strutturale, strutturale riesce ad essere. Eh, ovviamente, perché si parla di fragranza artistica, riesce ad essere eh, più stuzzicante, più provocatorio, più particolare, e non meno più persistente eh, di al, tante altre cagate che ci stanno in giro al Bergamotto. Quindi, stiamo parlando comunque di una fragranza cromata. Eh? E mi sono chiesto, ma come fa una fragranza agrumata Cioè, come fa il Bergamotto, che sostanzialmente è una nota di testa nei profumi? Cioè, il Bergamotto è una nota di testa. Come fa il Bergamotto ad essere una nota strutturale quindi in un profumo ma a caratterizzare quello stesso profumo per tutta la durata cioè è strano no perché ho eh, detto o è un profumo che dura un quarto d'ora e poi se ne va come tutti i profumi freschi al bergamotto limone arancia oppure ha un profumo che vira in una maniera particolare e lascia quel sentore fresco rinfrescante energizzante ma comunque pungente animalico come in realtà è per tutte le ore del, dell'evoluzione della fragranza, in effetti appunto così è stato. Questo è un profumo mh, di cui le note non mi pare che siano dichiarate, ma so parecchi mesi che ce l'ho. Però insomma, l'ho riprovato tutti i giorni. È un profumo buonissimo sia per la primavera che per l'estate. Perché? Perché sostanzialmente è molto cromato. Allora, quando voi eh, sentite il profumo nell'apertura, vi rendete conto: Mamma mia, si vedono le due già! Io spero che non siano rughe di vecchiaia, allora quando praticamente sentite il profumo, arriva questa mh, piacevolissima sensazione di bergamotto. E è molto, molto bella perché allora, è una percezione olfattiva proprio trasversale di questo bergamotto, cioè. E ne percepite sia proprio la buccia, quindi proprio i eh, zesti, cioè ne, ne percepite sia la, sia, la bu, sia la buccia, sia la polpa, quindi succosa, aspra e, e anche la parte verde, cioè anche la parte proprio della corteccia del tronco del bergamo, della, della pianta, proprio il bergamotto. Quindi è una percezione olfattiva trasversale di questo frutto. E eh, il, il naso ce ne vuole dare appunto: eh, il naso profumiere ce ne vuole dare la, eh, proprio la prospettiva proprio nel complesso, cioè proprio nel complesso della pianta, magari anche dell'amplesso, perché dico dell'amplesso perché fondamentalmente è un profumo è con quel mask. E vira nel sessuale, cioè vira un po' nel sexy, nel provocatorio perché il mask, come il mio canale si potrebbe chiamare anche The Mask Lover perché io proprio amo il mask in tutte le sue sfaccettature. Io sono un amante del muschio, è animale. Qui non è un muschio bianco, è un muschio animale. Quindi, questo ci tengo a dirlo perché eh, non è un muschietto bianco di quelli per venerdì. No, vabbè, il muschio bianco è anche buono, però, questo è un muschio animale ed è um, pungente è, um, è quello che è il mask quindi um, è una novità usata come fissante come fissativo e in realtà eh, una buona dose di mask in questo profumo riesce comunque a catturare l'essenza proprio del bergamotto cioè proprio l'essenza del bergamotto e a tenerla sulla pelle e sui vestiti tutte le ore che, che resta il profumo cioè prima di svanire quel mask Trattiene bene l'essenza del bergamotto, quindi il bergamotto qui è una nota di testa che, contrariamente a quanto si possa immaginare, non sparisce, quindi non evapora, ma rimane come nota anche di cuore e di fondo. Cioè, è fantastica questa cosa perché, ehm, per quanto ehm, l'artisticità proprio di questo profumo consiste, secondo me, anche nell'essere riusciti a dare al bergamotto. Comunque eh, un'evoluzione stessa a questo frutto, cioè si sente appunto inizialmente questa parte anche verdognola del pergamotto, quindi vagamente più ama amarognola, non solo aspra ma anche amara, dovuta appunto alla parte proprio del, della, del vegetale, proprio della, del, della pianta. Poi quando si unisce al muschio, quindi questo muschio da dietro preme tanto, cioè si sente dall'inizio che ha un profumo rinfrescante, energizzante, ehm, che dà, che comunque anche de farfallino, de fiorellino, no? Perché appunto Bergamotte è una nuova fresca, cromata, però c'è questo muschio che preme tanto da dietro e quando il muschio arriva nella sua, a eh, sciogliersi, nella sua evoluzione... Eh, insieme appunto a quella parte aggressiva ma pungente ma nello stesso tempo mielata e eh, dolciastra, nocciolata del mask, viene fuori anche la parte eh, dolce del bergamotto quindi la parte succosa e polposa del bergamotto quindi è un profumo sostanzialmente semplice perché la piramide non è complessa, è intuitiva e tutto però nella sua semplicità eh, entrambe le due note viaggiano insieme eh, e ognuna delle due separatamente si evolve Quindi, eh, riman pur rimanendo una fragranza, eh, diciamo, ben assemblata E well blended Quindi eh, è anche molto um, overpowering Quindi molto, eh, diciamo, assale tanto Sia il naso di chi lo indossa, sia il naso di chi c'ha davanti Cioè della persona che vi passa dietro eh, o davanti Diciamo che è un profumo che io non appro... Che io non ho provato in, in full size, ovviamente ce l'ho in campioncino, costa anche un po' in realtà. Cioè, qua è, è se volete un profumo estivo, unisex, è, che sappia d'estate, ma che sia comunque mm, diciamo, bello non aggressivo. Però diciamo, è, come si dice? Quando te voglio stuzzicare, quando te voglio sedurre, No seduttivo, vabbè, non mi viene. Provocante, provocatorio E eh, questo è il top secondo me E quindi ehm, Costa intorno alle 130 euro 50 ml Però dura secondo me una vita Perché come dicevo è un profumo che provato dalla full size Secondo me eh, proprio svampa In una maniera eh, inesplicabile Cioè proprio svampa Questi sono le quei profumi che svampano eh, che svampa. Tipo anche il Seminalis Dello stesso brand Esperienza che non ho avuto Con il Boccanera e um, il um, boccanera è e... Brutus sempre di Orto Parisi. Questa è un'esperienza che non ho avuto. Questa cosa molto overpowering, molto eh, diciamo, aggressiva del profumo che si sente molto e che proietta molto. Non l'ho avuta dalle altre due. Cioè, da Brutus e da eh, Coso, vabbè. Brutus e boccanera. Invece, qui in Bergamask c'è questa cosa c'è e rimane molte ore sulla pelle eh, riesce ad essere vagamente appunto più dolciato e fruttato nel fondo ma proprio stiamo parlando comunque sempre di un sentore eh, cioè un sentore vagamente più fruttato del, be del, del bergamotto e vagamente più appunto mielato e nocciolato del mask ma proprio vagamente cioè non sate nocciola non sate miele Sale Bergamotto. Però io ho cercato di dare un'interpretazione, diciamo, ho cercato di trasmettere proprio secondo me, per quanto riguarda il mio naso, nel dettaglio l'evoluzione di queste due note in questa fragranza. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.